Allora, io vorrei che qualche giovane studente, senza distinzione di sesso, non facciamo discriminazioni, volesse fare oggetto di studio quello che è stato il movimento femminile durante la Resistenza. E così si è deciso che era bene andare in montagna, che occorrevano due cose, tre cose: avere da mangiare, avere da coprirsi e poi avere delle armi. La miccia me la mettevo intorno al corpo, c'era la miccia bianca, la miccia nera e poi ho inforcato la bicicletta. Lui si premura di tirarmi giù il sellino e dice: adesso si ricordi, proibito cadere, ti attenta perché fa un buco grande come una casa con i 5 kg di plastica. Paura sì, paura tanta, ma l'idea di dire mollo tutto e torno a casa, non potevo, perché tra l'altro non potevo tornare a casa. Si faceva o non si faceva l'amore? Ecco, si faceva l'amore, molto. Ed è questo il discorso, che tutti parlano di come se fossero tutti degli assessuati combattenti, no? E le combattenti. La liberazione è stata una grande realtà. Io sono stata molto felice, siamo stati molti, molto felici. Poi la gente, mamma mia, migliaia di persone del borgo che ballavano, che si salutavano, che si abbracciavano. Cioè è stata una cosa meravigliosa, che rimane lì. E la cosa gravissima per tutti i partigiani è stato proprio il dopoguerra. Fuori, completamente fuori dal lavoro. Gli sono tornate tutte a fare la donna di casa, ecco. Io stessa, che subito avrei avuto piacere di avere un lavoro, ho dovuto rassegnarmi a fare la donna di casa.